Buonasera, bentrovati in diretta con Campania Sport, la parola ai tifosi, la possibilità per voi di intervenire in studio chiamandolo 081-730-999 di qui a poco, perché il Milan con due gol di Meneses e Bonaventura condanna il Napoli alla settima posizione, lo raggiunge in classifica quota 24 punti e adesso la lotta per il terzo posto si fa sempre più affollata. Ci sono ben sei squadre nel giro di tre punti in classifica, ma parleremo della gara di questa sera dove il Napoli è apparso decisamente spento insieme ai nostri protagonisti che vado subito a presentarvi, a cominciare dalla colonna portante di Campania Sport, il nostro Peppe Iannicelli. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti voi. Un'altra colonna portante lo è stato del Napoli, della porta del Napoli, l'ex azzurro Gennaro Iezzo. Buonasera. Mario Fabbroni per il quotidiano Leggo, lui invece è la nostra altra colonna, cioè quella della critica, esatto, la colonna di destra. Buonasera Mario, e poi ovviamente a dare il via anche questa sera, come ogni domenica, con il suo editoriale, Umberto Chiariello. Buonasera, buonasera a voi, non è una buonasera, questo è sicuro. Perdere a San Siro... certamente ridimensiona il Napoli di quest'anno. Diciamo chiaramente che dopo la sosta nazionale il Napoli è franato, non ha più vinto. Pareggi in serie contro squadre contro le quali era lecito aspettarsi la vittoria, segnatamente Cagliari ed Empoli. E poi qualcuno avrà soffiato l'orecchio al Napoli che il Milan è un piccolo Milan, perché il Napoli contro le piccole stecca, ed evidentemente anche questa partita è stata presa sotto gamba, perché solo così possiamo giustificare una prova così negativa da tutti i punti di vista, che peggio non si può. Abbiamo resuscitato i morti. Questo è il Milan più scarso che io ricordi di aver mai visto in vita mia. Forse quello di Egidio Calloni era scarso così. Quello di Squalo Jordan, ma dobbiamo risalire a quegli anni pre-berlusconiani. Da 20 anni a questa parte un Milan così scarso io non l'ho mai visto. So che hanno annullato i mondiali di sci in molte località europee, il centro Europa mancante di neve, sono saltati molti mondiali, stasera ho scoperto che si sciava a San Siro. C'era un grande sciatore, Menez, andava via, slalom gigante speciale tra i paletti che erano i difensori del Napoli. Imbarazzante. Quei folli che avevano visto in Koulibaly il nuovo Thuram, il nuovo Tresor, il nuovo non so che, si renderanno conto che povera anima è un ragazzo che si deve fare. Ogni volta che la palla arriva tra i due difensori centrali azzurri e il portiere, poi, che stasera è veramente incolpevole, si trema in una maniera indicibile. Ma se vogliamo addossare gli errori solo ai giocatori a livello individuale, siamo fuori strada. Noi questa sera non possiamo non chiamare in causa chi è alla guida tecnica di questa squadra. Perché il Napoli è franato al settimo posto. Il Napoli ha preso 20 gol in 15 partite. È la terza peggior difesa casalinga, con 12 gol subiti, solo il Cagliari di Zeman, che ovviamente fa lo Zeman e quindi prende carrettate di gol, era già scritto. E il Parma, naufragato per motivi societari innanzitutto, hanno fatto peggio del Napoli in casa. Ma in trasferta ugualmente i conti non tornano. Il Napoli ha segnato solo 8 gol e ne ha presi altrettanti 8. Il Napoli è una squadra che doveva migliorare la fase difensiva dopo il terzo posto l'anno scorso e la buona stagione di Coppa e la vittoria della Coppa Italia. Doveva completare il progetto, e qui entra in causa il presidente, che ha aspettato solo la qualificazione in Champions per allargare i cordoni della borsa, cosa che non ha fatto, anzi ha ridimensionato il tetto ingaggi immediatamente per riportare il Napoli nei parametri economici che consentono un bilancio inattivo anche per la prossima stagione, affinché non debba mettere mano al portafogli.
così si spiegano, non le cessioni, i regali di Gemaidi e Pandev all'ultimo giorno di mercato pur di togliersi degli stipendi onerosi. Ma il tecnico, ne vogliamo parlare? Signori, vi siete resi conto che Higuain per un'ora in campo era solo un ectoplasma urlante, incavolato col mondo intero perché non toccava palla? Quando è entrato il buttafuori Zapata, Higuain è tornato giocatore di calcio. È solo una coincidenza? Chiunque ha visto che in questi ultimi tempi il Napoli ha un giocatore che ha le gambe, che ha la forza fisica, e si chiama Duvan Zapata, uno che ha fatto gol a raffica nelle ultime partite, uno che ha tenuto a galla il Napoli. Non può star fuori uno come Zapata in questo momento, perché se ti viene meno Insigne, che è il vero regista d'attacco del Napoli, il Napoli che batte Roma e Fiorentina, ti viene meno, tu sei un allenatore di livello internazionale, non puoi pensare di essere monocorde. Devi cambiare schema, perché ora hai uomini diversi da gestire. Con un uomo lì davanti, Higuain torna ad essere un grande calciatore. Quel Jorginho che qualche mente brillante, chiamiamola così, per metterla sullo scherzo, che non ne ho proprio voglia di scherzare, perché che ne dica qualche imbecille che sempre c'è, non solo al telefono, anche su Twitter, eccetera, pensa che io stasera abbia stappato la bottiglia di spumante, no, io ho il fiele in corpo. Perché io non so se voi vi siete divertiti, ma io a vedere questo Napoli mi vergogno. E sta parola vergogna, stavolta la uso io, non voi a me, che non so perché mi chiedete di vergognarmi, solo perché io vi chiedo di guardare che il re è nudo. Questo Napoli non si può guardare. E siamo a pochi giorni dalla gara fondamentale per la stagione del Napoli, e ora Iannicelli riderà di gusto la Supercoppa che io, come tutti i tifosi del Napoli, voglio assolutamente vincere. E ora non si può chiedere la testa di nessuno, bisogna compattarsi, bisogna ragionare, bisogna riprendere le forze e le energie, perché si sta per arrivare alla partita decisiva. Ma dopo Natale facciamo i conti, però. Dopo Natale si tirano i conti, si tirano le somme di questa stagione, che vede il Napoli settimo, intruppato a centro classifica, lontano da ogni obiettivo, altro che scudetto gridato a Di Maro da un presidente assente che non parla più. Ora deve avere il coraggio di dire che cosa sta succedendo al Napoli. Non se ne può più. Grazie, ho finito. E allora noi ci fermiamo per una rapida pausa pubblicitaria, poi ritorniamo pronti a sentire i nostri protagonisti, ma a sentire anche voi protagonisti questa sera dopo Milan-Napoli. A tra poco, Campania Sport. Eccoci qui nuovamente in diretta dopo Milan-Napoli, dunque settima posizione per gli azzurri di Benitez, Milan che invece si affaccia con molta, molta decisione nella zona Champions. Tra pochissimo daremo la parola anche a voi tifosi da casa, prima però facciamo un giro con il controcanto, quello già ride. No, ma ridi per cosa? Sono sostanzialmente d'accordo con te, il che mi preoccupa. Il che mi preoccupa, perché abbiamo assistito nelle ultime due gare, quella contro l'Empoli e quella contro il Milan, ad una flessione di rendimento degli azzurri sconcertante, perché fino a che reggeva l'alibi dell'approccio molle contro squadre oggettivamente più deboli, ancora qualcuno si illudeva che questo allenatore avesse il controllo della situazione. Io questa sera ho visto un allenatore che non ha più il controllo della squadra, non ho visto uno straccio di idea. Il Milan, sì, sono d'accordo anch'io, cioè trovare un Milan così scarso, forse bisogna risalire a quello che retrocesse in B, non per le scommesse, ma che retrocesse sul campo in Serie B. Napoli senza idee, nel secondo tempo addirittura senza voglia, cioè... E l'allenatore che sta seduto in panchina a scrivere. Ma senza organizzazione, Peppe, senza idee, Bergomi. Senza idee. Che questi fanno il pressing individuale. Senza voglia. Il Milan è bastato che facesse un po' più di aggressività. Tant'è vero che poi è bastato che entrasse in campo Gargano, che ha dato un po' di pressione al centrocampo, e il Napoli nell'ultimo quarto d'ora ha mostrato qualche lieve elemento di encefalogramma. Però non c'è problema, perché tanto oramai il rimedio è già servito. Il 22... dicembre c'è la partita delle partite. In queste condizioni come la vince? No, aspetta, ti dico, perché strano che un allenatore, ti credo fosse presente, che alla vigilia della partita con il Bilbao dice: ma tanto
se andiamo fuori non è una tragedia, non è un dramma. E poi ieri dice: sappiamo il regalo di Natale che attendono a noi i tifosi, sarà una partita importante. Cioè, una coppa che vale giusto per far cadere la polvere nella sala dei trofei, no? Così non cade a terra la polvere, finisce sulla cosa, che non vale niente, perché non vale niente dal punto di vista sportivo, diventa più importante del preliminare di Champions. Eh no, caro Benitez, tu così non ci prendi in giro. Io non accetto di essere preso in giro in questo modo e farò una battaglia con tutte le mie forze intellettuali per mistificare, per smascherare questo bluff, questo tentativo di mistificazione, perché io non accetto l'idea che il Napoli sia stasera al settimo posto, non accetto l'idea che il Napoli questa sera, avendo l'organico più forte di tutte quelle che attualmente sono in corsa per il terzo posto, sia la squadra che ad oggi è quella che appare più in affanno di tutte, perché se oggi dovessimo fare una previsione di scenario, come piace fare a Mario Fabbroni, noi non avremmo difficoltà a dire che quella che sta peggio di tutte nel novero delle concorrenti per il terzo posto, badate bene, terzo posto, la Juve a quanti punti è? Non lo so più. E allora, cioè, io questo non lo accetto e non lo accetterò mai, e guai se qualcuno vuol farmi credere al fatto che basta una supercoppa che non vale niente, lo dico tre volte, serva a salvare una stagione. 12 punti. Non ci sto, perché questo credo sia il momento di prendere decisioni serie, perché questa squadra è in caduta libera. Ripeto, io un allenatore che sta seduto in banchina di fronte ad una disfatta del genere non l'ho mai visto, e ripeto, il Milan è una squadra scarsissima, il Milan è una squadra che se finirà sesta, settima dovrà ringraziare gli dei del calcio, perché davvero l'abbiamo visto il Milan in che condizioni è. Allora credo sia il momento di fare chiarezza con molta serenità e accettare il discorso che ha fatto un tifoso, io mi è sfuggito il nome perché poi non l'avevo annotato, ha fatto un discorso intervenendo giovedì con grande sensatezza dicendo: se non possiamo competere per lo scudetto sarà anche colpa di De Laurentiis, ma se non siamo al terzo posto è certamente colpa di Benitez. Ecco, io credo che nella riflessione sintetica di questo amico telespettatore, ripeto, non lo cito perché mi è sfuggito il nome, non l'avevo annotato, ci sia proprio il dilemma della stagione azzurra. Mi piace azzurra. Molto. Ci sia il dilemma intero della stagione azzurra. Bravo. Non solo 12 punti dalla Juve, ma in quante partite? 4? Cagliari, Sampdoria, Empoli e San Siro stasera? Sono solo 4, giusto? Sì. Il Napoli da meno 4 alla Roma, anzi no, 5 partite compreso la Fiorentina, peggio mi sento perché abbiamo vinto a Firenze. Napoli da meno 4 alla Roma, frantumata, stracciata, proprio rullata al San Paolo, oggi a meno 11 e parliamo di una Roma in crisi di identità e di gioco. Che è successo? Allora, intanto la sensazione che si è avuta perlomeno, o perlomeno che io forse l'ho avuto da solo, fammi sentire la tua, guardando questa partita in TV, è che è come se in qualche modo la squadra e anche chi la guida probabilmente sapesse già come va a finire. Come va a finire? Oh Gesù, tu sai la fine del giallo, non me lo dici? Perché qui ho l'impressione che sia venuto a mancare un elemento fiduciario tra squadra, tecnico e presidente. Quando? Tutto questo quando è accaduto? E deve essere accaduto, caro mio, perché una squadra che non gioca a calcio, che rinuncia fisicamente all'unico elemento che deve avere un atleta, anche noi, scarsi fino all'inverosimile, ma quando giochiamo a qualunque gioco, anche a tirare i tappi sotto al muro, ci mettiamo agonismo, è una parola semplice che dà l'idea del fatto che tu ti impegni per raggiungere qualcosa. Quando manca questo elemento, evidentemente o chi compete è talmente scarso che anche l'agonismo non riesce nemmeno a tradurlo in un atto concreto, che vuol dire appunto atto atletico, no? Cioè un gesto atletico, oppure è evidente che le motivazioni psicologiche e mentali non ci sono più. Quindi io inserisco un altro elemento, e se tutto questo ambiente fosse in attesa di una notizia diversa, del famoso innesto societario, vendita, trattativa, stadio, fuggi qua, fuggi di là, arrivano i soldi di qua, chi comanda di là e chi comanda di qua, se ci fosse qualcosa che non quadra più e di cui in qualche modo significa che qualcuno deve rispondere a qualcun altro in qualche modo, se il sistema fosse non tanto sfuggito al solo Benitez, ma fosse tutto
tutto sfuggito, cioè se fosse qualcosa che sta minando dalla testa. Il silenzio della Laurentiis? Sì, sta minando. Perché dalla... tace? Secondo me, non lo so, non voglio fare che lo aspetto di cristallo, ma si tace quando fondamentalmente non si ha niente da dire o quando si deve pensare di dire qualcosa dopo qualche evento, dopo una situazione. Aspetta di vincere per parlare? O aspetta altro. O aspetta altro, perché altrimenti non si spiega l'elemento di io stasi. Su questa strada però non ti seguo, io non ci credo per niente a tutte queste chiacchiere. Nemmeno io ci credo, però evidentemente c'è un sistema che con le chiacchiere è alimentato facilmente, no? L'arabo, il cinese, il giapponese di turno, eccetera, eccetera. Nella realtà però c'è qualcosa che in qualche modo deve essere analizzato fino in fondo, perché se ci sono problemi economici o ci saranno problemi economici da un punto di vista della immissione societaria di forza per poter eventualmente anche riparare a qualche scelta non felice, evidentemente se questo è un problema, io che ti dico se non so ancora da che parte prenderò questi soldi? Sto zitto. Se non però do riferimenti... La squadra va in campo, gioca a calcio... Ma è una squadra che per i suoi principali attori è svanita. A me sembra che l'attuale Higuain sia l'Higuain del subito dopo la sconfitta di Bilbao, cioè uno che non sapeva più perché deve andare a giocare a questa Europa League, cioè non l'ha mai fatta, no. E quindi era scomparso mentalmente. Caglion, che voleva forse essere venduto, l'abbiamo scritto, detto, nessuno l'ha smentito, ma probabilmente sarà stato anche così, a cui c'è una clausola rescissoria, sta aspettando che qualcuno venga a esercitarlo quella clausola rescissoria, è svanito anche lui. Amsic si è perso da 2 anni a questa parte in maniera totale, sarà lo schema. Si parla di una cessione a gennaio, allora io, Arsenal, Liverpool, cioè, e quant'altro. Anche per diversificare quella che stasera è una trasmissione monocorde, come si fa a dire a chi salvi stasera? Ma chi salvi? Forse salvi Zapata, ecco, bravo. Gulam. Zapata, forse è l'unico che salvi giusto perché... No, un po' Gulam pure, dai. Vabbè, comunque, ma per il resto è una roba... Un pianto greco. Un pianto greco. Allora ci deve essere, dobbiamo andare aspetta, un po' più Peppe, a fondo. Perché si dice pianto greco? La tragedia. La tragedia. No? La tragedia. Quella è. Certo. Sì, però dico... Soricidi, cose. Però io direi di andare un po' più a fondo, perché ho l'impressione che il malessere non è così superficiale. A guardare la partita direi che il Napoli è sulle gambe. Comunque li nobilitiamo se citiamo Euripide, è allora, meglio non nobilitarli, insomma. A guardare le ultime prestazioni a questa partita direi facilmente il Napoli è sulle gambe, per esempio. Sì, sì, sì. Ma poche partite fa abbiamo detto invece che il Napoli correva più delle altre. Tant'è vero che è la squadra che ha segnato più gol nella ripresa. E allora, come vedi, quando i numeri confliggono così apertamente, è evidente che i numeri dicono qualcosa di diverso, che in questo momento non riusciamo a analizzare. Il presidente sta zitto, va negli spogliatoi, fa la cosetta cazziata, no? Nell'ultima partita, è successo così? Così si dice. Dice l'ha fatta Benitez, non lui. Va bene, comunque chi l'ha fatta, cioè, quando c'è bisogno di fare questo, è evidente che anche il manico non sa più che pesci prendere. E questo forse è l'elemento peggiore, cioè la delusione di oggi sta nel fatto che non ci sono elementi di analisi positiva, ma una critica tutta negativa. Gennaro, e poi diamo spazio anche ai tifosi da casa, da ex giocatore di questa squadra. A San Siro tu sei andato varie volte, a volte gli arbitri ci hanno messo lo zampino, lo ricordiamo, no? Ho visto proprio adesso a Gennaro, Sky che sta facendo di vedere sempre la partita. Non era stata una bella partita quella. Poi, abbiamo visto però pure la festa, l'unico giorno in cui ha ballato Ronaldo, in cui tu quel giorno, la partita scoppiettata. Insomma, tu a San Siro l'hai vissuto, hai parlato anche un rigore a cacà, ricordiamoci. No, però era... Allora... Ma che Napoli era stasera? Cioè, non stasera era un Napoli senza identità, senza, ma non lo so, noi eravamo convinti anche la settimana scorsa che sì, il Napoli contro le squadre di un certo blasone faceva ad esempio delle grandissime partite, ma il Napoli visto stasera è veramente un Napoli irriconoscibile, un Napoli senza idee, un Napoli senza gioco, senza è un Napoli proprio perso. Cioè, ma non è solo stasera, perché il Napoli io credo che sono già 4-5 partite che è una squadra veramente che fa fatica a fare 2 passaggi di seguito.
Però se inizia a finire anche il discorso di quando si gioca con le cosiddette grandi, tra virgolette, perché il Milan non è più, come detto prima, non è più il Milan di una volta. Si entra in campo con questa mentalità, poi si fa fatica realmente. Cioè, noi eravamo convinti, e io l'ero convinto fino alla settimana scorsa, che il Napoli comunque in questo campionato il terzo posto non gli poteva scappare. Però credo che, vedendo la Sampdoria di oggi, io credo che il Napoli veramente deve farsi un grandissimo esame di coscienza, perché io credo che per arrivare al terzo posto oggi si deve fare qualcosa di importante. Al di là degli errori singoli che purtroppo ne vediamo già da settimane, oggi è realmente tutta la squadra che non ha proprio girato, non ha funzionato. E questo fa paura. Questo fa paura veramente per il prosieguo. Organizzazione di gioco zero. Ma il Napoli manca. Né nella fase propositiva né nella fase difensiva. È iniziato lì, si è messo lì, aspettava il Milan. Il Milan invece veniva alto a pressare, non ti faceva mai giocare, ti costringeva a tirare la palla avanti. Del Napoli nessun. Poco movimento anche degli attaccanti. Oggi, se vediamo anche i vari Mertens, giocatori che poi fanno sempre la differenza in questo modo. Mertens questo giorno è andata non pervenuto. Veramente stasera è stato qualcosa di incredibile. Io credo che veramente bisogna farsi un esame di coscienza, perché poi dopo diventa veramente dura arrivare al terzo posto. Sì, e allora, iniziamo a sentire anche cosa ne pensano i nostri amici da casa, che sono già in attesa da un bel po' di tempo. Chiaramente comprendiamo che le linee siano molto calde questa sera. Iniziamo con Tommaso, buonasera. Buonasera, sono da un 20 minuti al telefono e mi sono tranquillizzato, perché 20 minuti fa mi sarei mangiato il televisore. Ecco, meno male. Sì, però facciamo alzare un po' l'audio studio, così vi sentiamo meglio da casa. Mi sono tranquillizzato, anche perché io avevo... Ecco, adesso trovo... Ecco, questa è già una pistolettata che ci hanno dato. Sì. Su commissione di molti spettatori, certo. A 20 minuti alla fine ho proprio dovuto spegnere il televisore, perché non mi sentivo più di vedere questa partita. È chiaro, perché noi facciamo resuscitare i morti. A proposito, giovedì ci aspetti il Parma, gli facciamo recuperare il punticino che gli hanno tolto con la penalizzazione, perché sicuramente sarà questo. Però giovedì ci sarà un altro stadio vuoto. Ieri c'era un articolo... Ah, certo. Sul Mattino, che diceva: il presidente deve pensare agli spalti vuoti e deve pensare pure a quelli che non comprano più giochi. Quando il Napoli perde così, io per 4-5 giorni già non li compro proprio. Poi, per quanto riguarda Mertens è inguardiabile. 3 volte si è liberato, ha fatto 3 cross, la palla è finita in fallo laterale o in fallo di fondo. Il portiere è responsabile sul secondo gol, perché il portiere non esce dai pali. Guardatevi il secondo gol. Se lui esce dai pali e ci mette un cazzotto, chi lucretino, Bonaventura, non segna liberamente. Povero Bonaventura. È chiaro? Non, il portiere è un incapace. Mi dispiace per Iezzo, che lo difende come ex collega, lui è ex collega, però Killer era incapace, non era un portiere. Perché tu vediamo portieri che escono dai pali, pugni, cazzotto, fanno di tutti i pali della pala. Chi lo sta là dice: sono pronto, segnatelo, è chiaro. Quindi, poi per il resto il tecnico ormai dopo Natale deve andare via, perché ha perso di mano la squadra, perché ormai è inutile, leva a chi, le mette a quell'altro, sposta a quello, sposta a quell'altro, ha fatto in modo che ormai sono tutti quanti scontenti. Quindi praticamente, secondo me, e poi in conclusione, noi invece di trovare qualcosa in difesa andiamo a comprare un altro attaccante. Speriamo che stato attaccante che sta segnando qua, ha fatto 4 gol da Sampdoria, viene a favore a Napoli. Tanto noi a gol, più segniamo, più subiamo, e se meglio segniamo, almeno potremmo vincere la partita per 4-3. Meno male che ha aspettato Tommaso, so chissà cosa ci consegnava. Però passiamo un attimo all'amplificazione studio. Buona serata, vi ringrazio, buon lavoro. Grazie Tommaso. Troppo alta. Allora. Provocazione? Sì, dirlo. Sembra il Napoli di Donadoni quando stava per arrivare Mazzarri. Addirittura. Eh sì. Guarda che a questo punto, quando venne Mazzarri, quale ci fu l'innesto di Mazzarri? L'innesto di Mazzarri fu una scossa di carattere psicologico. Il Napoli di Mazzarri giocò chiaramente in maniera diversa, proprio perché riuscì a recepire il carattere dell'allenatore. Il Napoli di Donadoni, te lo ricordi? Mamma mia.
non pervenuto. E perché stasera il Napoli è pervenuto? Sì, invertiamo anche la monitoria, grazie, sì. Non pervenuto, sì, è la parola di questa sera, è non pervenuto. A me quello che fa rabbia è che questo poi se ne andrà e dirà che ha vinto due trofei. Cioè, a me questo fa rabbia. Ma tu, su cosa ti basi il fatto che noi battiamo la Juventus? Sì, ma perché? Ma guarda, che succederà? Come sta il Napoli adesso? È preoccupante. Ma non lo so. Cioè, a me fa una rabbia. Cioè, che questo qui sembra lo scienziato del calcio che però ha fallito. Io sono deluso e credo che Benitez, da persona onesta intellettualmente, dovrebbe trarre anche le conclusioni. Perché io credo che se un professionista come lui, di livello internazionale, l'allenatore più vincente nella storia del Napoli, l'allenatore più pagato oggi in Italia, produce questi risultati, dovrebbe provarne imbarazzo lui stesso in prima linea e fare anche un gesto forte, come dire: signori, se il problema sono non io, alla vigilia queste della, sono le Supercoppa, dimissioni. Queste sono le mie dimissioni. Adesso dobbiamo stare tranquilli, Peppe, c'è la Supercoppa. Ma non si può dai. Stare tranquilli. Beh, la squadra è in caduta libera. Questo si vede. Cioè, non è il momento, no? C'è la Supercoppa alle porte, no? No. Il tempo veramente ma poco. Non è che la squadra sta pensando già alla Supercoppa? No, ma non credo. Come diceva prima anche Peppe, non è quel trofeo che ti resta, sai? Sì, e battere la Juve fa sempre... Allora, più bello il discorso perché magari altro, noi vogliamo vincere con la Juventus. La Coppa italiana è trofeo. Sentiamo cosa ne pensa Marco che chiama da Napoli. Buonasera Marco. Pronto? Sì. Salve, buonasera, innanzitutto grazie per darmi la possibilità di sfogare, tra virgolette. No, mi interesserebbe capire, no? Davvero, la Supercoppa, Marco, è un trofeo così inutile? No, assolutamente. Prima, io ho condiviso, faccio un plauso all'analisi iniziale. Pronto? Sì, prego. Allora, faccio un plauso all'analisi iniziale che condivido appieno. L'ultima parte, l'ultimo virgolettato, non ho condiviso perché io ritengo che il tifoso napoletano ormai sia un tifoso maturo ed intelligente. Sinceramente la Supercoppa, come diciamo a Napoli, è acqua che non leva seta. Vincere la Supercoppa per forse rintuzzare le casse di De Laurentiis serve a ben poco. Il tifoso Napoli è un tifoso ormai intelligente. Io sono amareggiato, ho difeso Benitez dall'inizio, contando sulla sua professionalità, però penso che ormai Benitez abbia fatto il suo tempo, abbia dimostrato di essere un presuntuoso. Ci sono tante cose che non ho condiviso della sua gestione e onestamente anche stasera faccio un esempio che può sembrare banale, può far sorridere, però io lo dico: vedere il secondo di Benitez, insomma il collaboratore, parlare in spagnolo con i giocatori del Napoli, la dice lunga. Insomma, questa è una squadra che non ha nulla di napoletano, non ha un'anima. Abbiamo dato via giocatori come Cannavaro, Iezzo era un emblema, era una bandiera del Napoli, lì con voi praticamente, uno che ci metteva il cuore in campo e che piangeva quando vincevamo le partite praticamente. Questo è il Napoli, e il Napoli che voglio i napoletani. De Laurentiis questo lo deve capire. De Laurentiis ha voluto fare troppo l'imprenditore. De Laurentiis deve capire che se uno stadio giovedì era vuoto, non possiamo dire che lo stadio è vuoto perché l'Europa League non interessa, perché lo stadio di San Paolo era pieno in Serie C ed io ero lì. Lo stadio era pieno in Serie C, quindi sta cambiando qualcosa. De Laurentiis, se è un imprenditore intelligente, quale ha dimostrato di essere, deve capire che l'anno è fallimentare, ora è il momento, a mio avviso, di cacciare Benitez, perché ha il tempo di programmare con un nuovo allenatore da qui a gennaio, già l'anno prossimo, e probabilmente anche fare un inizio di mercato in funzione del nuovo allenatore. Benitez a Napoli non ci vuole più stare, è evidente, soffre la lontananza con la famiglia, non è lucido, ed è un allenatore che a mio avviso ha dimostrato di essere forse un grande allenatore dal punto di vista internazionale, ma il signore del calcio italiano che viene tanto denigrato è comunque un calcio molto, ma molto difficile. L'ultima cosa, e poi non rubo più tempo agli altri, vorrei tanto ora far capire a tutti coloro che criticavano Insigne l'importanza dell'unico napoletano che avevamo in squadra, perché da quando non c'è più Insigne noi stiamo crollando vertiginosamente. Signori, Insigne è uno dei pochi fuoriclasse del calcio italiano e lo dobbiamo difendere. Noi napoletani purtroppo abbiamo questo cattivo gusto, questa cattiva abitudine di criticare il nostrano, pretendendo dai nostri
altri giocatori dai napoletani più di quello che dobbiamo. Insigne è un fuoriclasse e la sua assenza si sta sentendo. Grazie. Grazie Marco, grazie a lei per il suo intervento. Ho letto un tweet molto bello, dice: al di là di tutto, la cosa più grave è che è stato ammazzato l'entusiasmo. Sì, infatti questo stavo dicendo, interessante questa analisi di Marco sulla disaffezione del tifoso napoletano nei confronti del Napoli in questo momento. Però al ti dico una cosa, per quanto riguarda il discorso dell'entusiasmo, il telespettatore di prima diceva una cosa importante, parlava della Serie C, no? Io credo che la gente vedeva il massimo impegno che c'era in campo da parte di tutti noi, in C, in B, ma lì era un Napoli diverso, era un Napoli fatto di un gruppo importante, un gruppo che veramente ci teneva tanto alla maglia. Si sudava partita per partita, veramente si dava l'anima e la gente lo percepisce dalle tribune. Quella è la differenza, è quella che non si vede oggi. Sì. Anche quello che non riescono a trasmettere è stato interessante, perché poi alla fine Insigne, ma Lorenzo non solo è si è rivelato napoletano. Importante ma Lorenzo, dal punto di vista di gioco, ma anche dal punto di vista di affezione, perché quello che poi soffriva di più al quella, San Paolo, no? I cori del San Paolo, i fischi. Però voglio anche ricordarvi una cosa: non diamo alibi però a Benitez da questo punto di vista, perché Insigne tre partite buone ha fatto quest'anno. Voglio ricordarvi che fino a metà ottobre Insigne era considerato il nemico peggiore della patria. Vogliamo andarci a risentire le telefonate? Andare a rivedere i prossimi però questa considerazione... No, signori, no, perché se no mi prendete in giro. Però questa considerazione, siccome siamo onestamente, è una considerazione tre partite buone ha fatto Insigne molto pressappochista, però. Io? No, è la considerazione rileggere... che era il nemico della patria. Chi l'ha scritto? Come è uscito dal campo contro il Bilbao? Ma non ha... Ma nessuno... Come è uscito? Ma nessuno... A settembre cosa scrive? Ma nessuno tatticamente aveva messo adesso non diamo no però nessuno tatticamente aveva messo in dubbio il fatto che fosse un giocatore di qualità notevole. La cosa stava, più gentile di, che stava cambiando di ruolo, stava cambiando modo di giocare. Comunque Peppe, tu hai dato atto a me che avevo ragione su Insigne poi. Io sono d'accordo con te, però voglio ricordarvi che era considerato il peggior nemico della patria prima a metà ottobre. Vogliamo sentire gli amici dalla Puglia? Guido da Taranto, buonasera. Buonasera. Madonna, il Taranto di Iacovone, io me lo ricordo ancora, buonanima. Clagura. Mi sentite? Pronto? Sì, la prego. Sentiamo, Guido. Devi alzare la voce, Guido. Ah, vabbè, se vi ricordate ci siamo sentiti a inizio anno, io vi dissi che quest'anno non saremmo arrivati nei primi cinque, l'anno scorso vi dissi che saremmo arrivati terzi, però non perché sono... Allora, ci dica anche la bolletta tutte le settimane, facciamo prima, scusi, Non perché sono il divino hotel, ma cioè fece tutto un ragionamento calcistico. E sono in controtendenza con voi, mi spiego, perché io dico che in realtà noi dobbiamo ringraziare Benitez. E vi spiego perché. Noi avevamo tre alibi, tre segreti di Fatima a Napoli. Tre plef. Uno era Cavani, che caratterialmente ci ha tradito, grande, goleador, eccetera. L'altro era Mazzarri. Può darsi che in un futuro vincerà lo scudetto, ma adesso... non ha la personalità per reggere due competizioni, per affrontare i momenti cruciali della stagione. Il terzo purtroppo è De Laurentiis, perché non si l'errore di De Laurentiis non si prende Benitez per fare un progetto a metà. Io ve lo dissi, chiamai il progetto Benitez, è morto a giugno dell'anno scorso e noi stiamo pagando un bluff a carte scoperte con De Laurentiis con 2-4 al tavolo da poker dei grandi. E purtroppo siamo in un guado dove nessuno dall'inizio dell'anno si sta prendendo responsabilità, è uno scaricabarile silenzioso e stiamo pagando e pagheremo carissimo questa stagione, perché è vero il fatto che i giocatori, come fai Higuain che viene dal Real Madrid, non dalla Pro Patria, dal Real Madrid a trovarsi una squadra che lotta per il nulla, e lo so che nello sport contano le motivazioni. E purtroppo noi stiamo pagando un progetto che al secondo anno non è nato. Allora gli faccio una domanda: vabbè, lo buttiamo Benitez, lo mettiamo pure in carcere, buttiamo la chiave e tutto, ma adesso il progetto De Laurentiis è credibile? Cioè a livello dell'estero quale allenatore dà credibilità a De Laurentiis, si chiama, se sa che lui ti tradisce a metà? Cioè questa è la stagione grave, non tanto per il fatto che quest'anno abbiamo perso la Supercoppa, la sconfitta di oggi ci costerà la Supercoppa e non solo il terzo posto, eccetera. Ma è il terzo posto che... possiamo ancora prendere, non ma è morta la speranza. Non sono d'accordo. Ma non perché i noi numeri non dicono che siamo lì. Sì,
immanuele abbiamo giocatori più forti per il terzo posto, però appunto, ricordiamoci che la Fiorentina una bella scossa e vedi se si torna a correre. Ah, ma certo, se cambiano le cose e non se si rimane in apatia. Allora vi faccio questa domanda, perché nessuno si prende queste responsabilità. Cioè, tutti accusiamo il portiere non è buono, e secondo me non è vero. Io stavo a San Paolo domenica scorsa, da Taranto non è in due passi, No. Un'area pessima. Cioè, dopo un minuto tu già fischi e insulti il tuo portiere. Ma io mi sono vergognato, quello non è il mio tifo. E meno male che avete un signore in studio, che è Geniale Lorenzo, mi ricordo qualche trasmissione fa, era imbarazzato dai commenti dei tifosi. Sì. Disse, no, ragazzi, non ci sto perché vi faccio vedere io una serie. Andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere. Dai. Allora vi chiedo, è credibile il progetto De Laurentiis e quali sono le mosse? Praticamente Guido ha sottolineato quello che era il mio dubbio iniziale. Sì, vai. Grazie, buonasera. Grazie Guido. Comunque, gran bella analisi quella di Vito. Sì, assolutamente, ma è il mio dubbio di fondo, cioè quello di andare un po' più, di mettere il coltello più a fondo rispetto a quelle che abbiamo visto tutti stasera, che altrimenti diventavamo ovvi. È chiaro che in questo momento lo stato confusionale, la mancanza di una presa di posizione è evidente che è frutto di uno stallo anche e soprattutto economico, cioè non c'è una certezza di entrata, non c'è una certezza di collocazione nello scenario del campionato e anche se vogliamo europeo, perché con questa posizione al momento il nostro Paolo, sì. Però questo è il punto. Ti posso rispondere con una considerazione che mi arriva via WhatsApp da Raffaele Fontana, certo. Raffaele Fontana, che dice: ma ci vuole tanto a capire che con due attaccanti, Zapata e Higuain, il Napoli gioca molto meglio. Qui non è questione di prospettive economiche, Mario, della contingenza il Napoli, voglio dire, mi pare non gestisca l'organico nettamente superiore al Milan che ha. Perché non mi dite che l'organico del Milan sia più forte di quello del Napoli. Però è chiaro che questa è una squadra, è un ambiente che sta aspettando risposte. Questa è la verità. È un ambiente che sta aspettando risposte e probabilmente non ce le ha più e ha perso la Trebisonda. Sentiamo allora Paolo. C'è lui. Paolo. Ora ci divertiamo. Vai. Buonasera. Che serata per divertirsi, Paolo. Buonasera. Dottoressa Improta, buonasera a lei. Amici del desk, altrettanto buonasera. La pressione è bassa. Ma Peppe, a te desk non te l'ha dato mai nessuno, però. Il desk, Domodossola, Empoli, Savona e la K di Kei. Risaluto, signori del desk, buonasera. Allora, addirittura, così, dai. Qualcuno ha detto nel passato: povero quel capo di Stato, le cui ragioni alla fine di una guerra non sono pari a quando l'ha iniziata. Traduco il mio pensiero. Chi ha iniziato la guerra è eufemismo. Questa squadra è da scudetto. Il presidente. Qualcuno supinamente l'ha appoggiato, ovvero Benitez, improvvidamente si associò al principio dello scudetto. La città ci ha creduto. Poi noi non solo la guerra avremo difficoltà a vincerla, inteso come scudetto, ma stiamo prendendo anche un sacco di batoste. Traduzione, perdiamo anche le battaglie. Le perdiamo per scarsità di eroismo, i giocatori. Le perdiamo per limiti di chi dirige, il generale. Le perdiamo perché non abbiamo il sogno, lo straniero che ormai pervade la squadra, perché identità napoletana non ce n'è. E purtroppo è brutto anche dover dire una cosa. Una squadra che io schifo, ovvero la Juventus. Ma va? Quando mi inquadrano la tribuna e vedo le reazioni da tifoso del presidente Agnelli, quando mi inquadravano il signor Moratti, ovale per Galliani, per Berlusconi, al di là delle vittorie o dei periodi che hanno contraddistinto le fortune di queste squadre, era un piacere, fra virgolette,
vedere come la proprietà esprimeva fiducia, anzi stimolo, perché credeva innanzitutto ad un principio di tipo tifo, poi altrettutto anche ad un principio di tipo economico. Ed io non sono d'accordo con l'amico dottor Iannicelli quando dice che la coppa laddove la vincessimo è una coppetta, perché il dottor Iannicelli, da raffinato uomo di cultura qual è, perché lo è, sa benissimo che la vittoria, al di là del principio di quello che vinci, aggrega fiducia, aggrega speranza, dà un'iniezione di vitamina. E se il Napoli di stasera è quello che è, amici miei, ce lo ne pompe vitamina. Per cui, e concludo e vi ringrazio dell'accoglienza, se deve andare via il generale, ovvero Benitez, andasse via, se l'ulteriore sconfitta davanti al sogno, Chiarillo, la pensiamo insieme questa cosa, davanti al sogno della Supercoppa, e quindi un'ulteriore mazzata per questa tifoseria, non è che deve andare via, deve essere cacciato via. Perché colui che delude un sogno in presenza di una possibilità che il sogno si attui, merita di andare via. Guardi, io quello che vi dico, ve lo dico con il sommo dispiacere, perché io di Benitez ne sono ancora un ammiratore. Però qualcosa non quadra. Io mi auguro che non vada via, mi auguro che non vada via, perché si alza la coppa. Io internamente ero convinto e speravo e ancora spero che non vada via. Però a Chiarillo le devo dire una cosa, io addirittura ho un dubbio che questa squadra gli giochi contro. C'è qualcosa di indefinibile in questo atteggiamento di questa squadra. Perché mi ricorda il Coulibaly di stasera, mi ricorda l'aronica della partita col Torino. Io non ho mai capito se quell'errore è stato frutto di un errore o frutto di un errore. Vabbè, ci siamo capiti. Chiudo qua. Ora la saluto e le svelo il segreto. No, ringrazio io voi. Mi dispiace che stasera abbiamo riso poco, però la prossima volta giuro che ci rifaremo. Oh, questo ce l'auguriamo proprio, specie dopo la Supercoppa. Grazie Paolo. Oh, grazie a voi. Perché Peppe svidisce la Coppa? Perché Peppe, essendo un frequentatore della Romagna, avendo la figlia da quelle parti, ama, considera la coppa un salume di serie B, mentre il culatello, quello che è pregiato, diciamo la verità. C'è una coppa, ci sono coppe nobilissime. Ci sono coppe e coppe, Peppe. Sì. Questa non è una coppa che ti sconfinferà. Quindi, io penso che la squadra che ha carattere, anche la coppa... Quindi se a Doha si serve il super culatello italiano era perfetto. Dico, anche una coppa, anche la coppa dei bagni... Margherita è importante. Io quello che non accetto è il tentativo di fare un'operazione di mistificazione, un bluff, di trasformare la Supercoppa nell'oppio, nel manto che copre le responsabilità della gestione fallimentare fino a questo punto della stagione. Così come mi fece infuriare molto questa esultanza popolare per un inutile 2-0 contro la Juventus che portò il Napoli a meno 22, 25, 37 dai bianconeri. Io queste cose non le accetto. Devo dire che credo è cambiato che poco, però scusa, siamo a metà di dicembre, ma non è che è cambiato molto. Credo che sia un segno di immaturità. Cioè, se siamo ancora al punto... Ragazzi, siamo a due terzi della Juve, voglio 24-36. Voglio solo dare un altro dato. Io sono cresciuto da bambino, insomma, mi avvicino ai 50 anni se Dio vuole. Io quando ero bambino, per il Napoli battere la Juventus significava salvare la stagione. Se siamo ancora a questo punto, significa che quel salto di mentalità non c'è stato. E io mi prendo la responsabilità di dirlo dicendo che chi ragiona così, tanto basta che battiamo la Juve, va tutto bene, è uno che non vuole crescere nella vita. I numeri sono importanti. Perché, se non ricordo male, scusami Titti, l'anno scorso noi abbiamo terminato la stagione in campionato con 39 gol al passivo. Sì, giusto? Sì, sì. Siamo già a 20. Giovanni da Nocera Superiore, buonasera. Pronto, buonasera a tutti. Giovanni, dica. Allora, guardi, io sono d'accordo con l'ultimo ascoltatore su questa storia della Supercoppa, perché lì è un trofeo tra la vincente della Coppa Italia e la vincente del campionato, soprattutto che Napoli-Juve, che è
un incontro storico per noi napoletani, di ridurre tutta una coppetta, una partitetta, è una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi napoletani. E poi noi siamo scaramantici, signor Giannicelli, dire che già l'abbiamo vinto non ci piace. Non ci piace questa storia. No, anche perché vedendo il Napoli come sta giocando adesso, siamo preoccupati assai. Infatti, tornando un po' al Napoli, allora diciamo che ci sono dei segnali negativi. Io vedo dei giocatori impauriti. Aspetta, che dobbiamo togliere un po' di diffusione qui, perché sennò rimbomba tutto. Aspetta un attimo che ci aggiustano dalla sala. La sala audio, ecco, ora pare che funzioni meglio. Mi ascoltate? Vai. Allora, stavo dicendo, io vedo dei giocatori un po' impauriti che non prendono iniziativa. Giorginho la dà Lopez, Lopez la dà Albiol. Non ci sono giocatori che si assumono la responsabilità di prendere un'iniziativa, di tentare uno scambio, fare un qualcosa come per esempio lo faceva Insigne, perché Insigne si prendeva la responsabilità di tentare un dribbling, eccetera, eccetera. Stasera il Milan ha preparato bene la partita. Io ho visto che ha sacrificato Honda semplicemente per tenere Gulam basso, e abbiamo visto che Bonera a 40 anni stava sempre sulla fascia solo libero, e questa è stata una variante tattica che secondo me Benitez non ha corretto durante la partita. Comunque un aspetto ambientale c'è, perché io non capisco che un allenatore come Mazzarri, che De Laurentiis gli offre un contratto in bianco e rifiuta. Bravo. Stessa cosa Benitez, De Laurentiis gli offre Ponti d'Oro e comunque lui è restio a chiarire questa posizione. Un qualcosa, secondo me una domanda in questa direzione ce la dobbiamo fare. Io l'ho fatta tempo fa. E mi ricordo, infatti l'ho fatta a Vittorio Raio sua considerazione. Domanda. Io l'ho fatta a Vittorio Raio questa domanda. No, che è un giornalista di lunghissimo corso che segue Napoli da 40 e oltre anni, per il Mattino l'ha fatto per una vita, ora Radio Marca. Sì, perché secondo me è inutile. Che è venuto qui e ci ha raccontato delle cose che sapeva di prima mano. E io ho detto, scusa, ma se Mazzarri gli si offrono 4 milioni netti di euro, cosa che manco l'Inter gli ha dato, e dice no, grazie Presidente, il mio ciclo è finito. Se a Benitez gli si offrono 9 milioni netti per 2 anni a giugno, e lui rifiuta, allora perché? Probabilmente c'è anche una componente. C'è un problema DL Aurelio De Laurentiis a quel punto. Cioè gli allenatori non si fidano del loro presidente. Sì, anche però diciamo che lui offre delle garanzie da un punto di vista che la società, diciamo, da un punto di vista di conti è a posto. Anche se tornando un attimo al discorso tecnico, io credo che è riduttivo puntare sul portiere, non abbiamo preso quello e non abbiamo preso questo, perché anche stasera se c'era Mascherano a centrocampo non è che cambiava l'inerzia della partita un giocatore. Che tutta la squadra non ha funzionato. È tutta la squadra che li vedo timorosi, Mertens si sta perdendo, Caleon almeno le prime 7-8 partite, il capocannoniere del Napoli, ci sta che 2-3 partite ha un calo, ma il resto della squadra, Giorginho l'anno scorso, io mi ricordo che le prime 3 partite che ha fatto con Napoli ha avuto un impatto devastante. Io mi ricordo la prima partita all'esordio che fece, prendeva palla, la smistava, si smarcava, si muoveva. Ora vedo un giocatore che va vuoto, anche il gol con l'Empoli che lui rientra per fare la diagonale, lo vedo spaesato. Anche David Lopez, le prime 2-3 partite che dopo che si è inserito, avevamo tutti detto in Napoli ha trovato la coppia di centrocampo perfetta, Lopez ha quadrato il cerchio. Oh, hanno trantumato il centrocampo della Roma, che è uno dei più forti d'Italia, se non il migliore dopo quello della Juve. Non mi dica la Roma che io rimpiango molto Nainggolan, perché secondo me... Allora siamo in due. Quel giocatore, quel dinamismo, ecco, facciamo anche tre, ci mancano questi giocatori di dinamismo, di carisma, che li vedo troppo bravi ragazzi questi giocatori, sono tutti troppo bravi ragazzi. Nainggolan non l'ha voluto Benitez, questa è storia, eh? Chiunque dice il contrario mente per la gola, il Napoli ce l'aveva in pugno.
Ma poi Caleon, da quando ha preso la nazionale, sembra un po' sazio, un po', diciamo... Sì, è tornato dalla Spagna portando qui il fratello, quello che gioca, non so, dall'altra parte del mondo. Grazie Giovanni per il suo Grazie intervento. Grazie a voi e buona serata. Sì, è un pianto greco, diciamo prima, un pianto greco, però da qui a 10 giorni bisogna... Quali 10 giorni? Ne abbiamo 8 scarsi, dobbiamo ricaricare le pile. Battere il Parma giovedì è obbligatorio, un Parma che è veramente alla frutta, però... Però bisogna vincere, io credo che bisogna vincere proprio per affrontare poi questo discorso del trofeo. Un'altra partita sottotono, magari senza risultato, poi sicuramente potrebbe riportare dietro. Però può essere paradossalmente un fatto positivo un San Paolo deserto per la squadra, perché non viene contestata, che non sente il peso della contestazione. Ma è peggio un San Paolo che ribolle di contestazione. Beh, qua parliamo di giocatori di grande esperienza. Di grande esperienza, giustamente. Preferisci 40.000 che ti fischiano o 5.000 zitti? Preferisco 40.000 che mi fischiano e non 5.000 che stanno zitti. Lo stadio avuto di prime? No, lo stadio avuto ti finisce proprio di idea, ti ammazza proprio. Ti distrugge, assolutamente. No. Piccola pausa pubblicitaria e poi ritorniamo sempre in diretta con voi, Campania Sport. Allora, eccoci qui in diretta, sono in tanti che scrivono anche da casa, io vi faccio vedere l'email di Francesco dal Corso Vittorio Emanuele che dice la squadra non si può negare che sia ormai allo sbando e nella sua analisi della gara dice tutto ciò si aggiunge che Benitez sa che andrà via e con lui gli spagnoli, Higuaín, Callejón e Albiol sono sempre tra i peggiori in campo, alla deriva tecnico-tattica dunque si abbina una totale carenza di motivazioni. Insomma, sono chiaramente tante le motivazioni che portano a questo difficile momento del Napoli. Insieme ai nostri telespettatori da casa stiamo provando ad individuare un capro espiatorio, ma è vero che alla fine non si abbiamo capito perché il Napoli ha giocato così. Perché? Domenico Boffa scrive su Twitter: è tutto chiaro, oggi la giornata di Teleton, noi abbiamo donato 3 punti. ha ragione. Gianluca De Fraia invece scrive: signori, purtroppo senza Insigne non c'è gioco, sempre via email. Torniamo a dare la linea ai nostri amici da casa, al telefono da Mater Dei abbiamo Rosario, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a lei signora Improta, buonasera a tutti quanti, un saluto particolare sempre a Gennaro Iezzo. Ciao. Volevo domandare una cosa, secondo me, a parte una disamina velocissima, per me il migliore in campo stasera è stato Zapata, quello che praticamente ha fatto quello che non è riuscito a fare Higuaín, Caglione, Mertens, i vari De Guzman, eccetera, eccetera, per tutta la gara, ha tirato in porta, cosa che per tutti gli 80 minuti, chiedo scusa, non era riuscito. Però voglio fare una domanda particolare a Iezzo, qui prima ha parlato di un gruppo. Io devo dire la verità, sono 2 anni che questo gruppo a Napoli non lo vedo. Io vedo una gente che si è sconosciuta quando è venuta a Napoli, mi riferisco a Mertens e Caglione. Oggi questi Mertens e Caglione sono la controfigura delle persone che hanno sviluppato qualche cosa l'anno scorso. Un Albiol praticamente irriconoscibile, la brutta copia dell'anno scorso. Io ho visto Menezzo oggi, non peggio di Tomba, è stato fantastico, veramente ha fatto delle cose straordinarie proprio perché la difesa del Napoli gliel'ha permesso. Però Gennaro, io ti voglio fare una domanda diretta, permettimi di darti del tu. Certo. Il problema secondo me del Napoli, a parte la difesa, il problema del Napoli è il centrocampo. Io lo dirò all'infinito, il vero problema di questa squadra è il centrocampo, ci sono gli uomini sbagliati nei posti culmine di questa squadra, perché secondo me né Jorginho né David Lopez garantiscono quel tipo di gioco che vuole Benitez, sono 2 giocatori secondo me che non servono assolutamente a fare quel tipo di modulo, in più mettici Marek Kamsic che purtroppo in questo modulo di gioco non ha niente a che starci per quanto mi riguarda, non c'entra perfettamente niente con questo modulo di gioco, perché ho visto Marek negli anni passati, la forza di Marek era attaccare gli spazi, solo ed esclusivamente quello, non partecipava assolutamente a una costruzione di gioco. Amsic in questo modulo dovrebbe, da quel poco di calcio che capisco io, cercare di costruire qualcosa per gli attaccanti, per me non è assolutamente in grado di farlo. Lascio a te la risposta e grazie a tutti, buona serata. E allora?
Rosario, no, vabbè, io sposo appieno tutto quello che hai detto. Io credo che, partendo già dal discorso di Marek, è un giocatore che lo conosciamo da tanto tempo e le sue qualità, l'hai detto te, è uno che cerca, ha bisogno di spazi per mostrare il suo vero valore. E per quanto riguarda i due centrocampisti, prima un altro ascoltatore diceva anche se si prendeva Mascherano, questo Napoli non cambiava. Io credo di no, perché poi ci sono questi giocatori di grandissimo livello, hanno di quel carisma che veramente poi ti trasformano tutta la squadra. Magari avere Mascherano lì da lì davanti, secondo me il Napoli risolverebbe tantissimi e tantissimi problemi. Stasera tra l'altro si è visto che probabilmente non è proprio, visto che non ha giocato Hamsik, no, per una volta. Il Napoli ha giocato ancora peggio. Esatto. Abbiamo scoperto che il problema non era Hamsik. Che il problema era... Perché ha messo la cosa nel capo espiatorio mi dava fastidio. Appunto, no, tanto per sottolineare una cosa importante, certo. No, Siamo per tornare nuovamente al telefono, ci scrive da casa Massimiliano Maione e dice, premettendo che Dela ha le colpe principali, mi chiedo quale essere pensante attuale preferirebbe la rosa di Genoa, Samp, Lazio, Fiorentina e Milan a quella del Napoli. Eppure, a metà campionato siamo sotto o pari a tutte queste. Mi sembra ovvio che nonostante gli errori dei singoli e le mancanze del mercato, il bluff Benite si stia mascherando da solo. Questa è la considerazione di Massimiliano che ci scrive via email. Roberto da Napoli, buonasera. Carmine Botta, Peppe. Salve, buonasera. Non essere da scudetto può essere colpa del mercato di basso profilo, ma essere settimi è colpa di Benitez. Bravo, sì, sì. Squadra triste. Sì, è vero che è triste, Roberto? Sì, sì, assolutamente sì, ma dall'inizio di questa stagione. Buonasera. Però dico questo, allora, sicuramente in questo momento l'allenatore deve essere sostituito, perché comunque ha moltissime colpe nel Napoli che vediamo, perché ormai il Napoli somiglia a lui, a Benitez, somiglia, perché è un Napoli senza vita. Io vedo un allenatore seduto, sinceramente, cioè, lì che scrive, sinceramente rimpiango addirittura Mazzarri, che comunque era un uomo di grinta, è quello che purtroppo manca a Napoli, perché si vede in questo momento... il Napoli è come il suo allenatore praticamente, senza Cristo. Però personalmente anche l'altra volta quando sono intervenuto ho detto che il male di questo Napoli si chiama De Laurentiis e non cambio idea, perché il problema è il nostro presidente, perché comunque se ci fate caso, comunque De Laurentiis ha una filosofia ormai su tutto, anche sul cinema, e per me chi dice che è un vincente, chi dice che è un intelligente, io personalmente invece vedo l'incontrario, è una persona che si affida solo alla fortuna. Io lo sento soltanto parlare di scaramanzia, bucio, come dice lui, bucio di culo e tutte queste cose qui, perché sinceramente è una persona che non sa programmare, perché è, come si dice a Napoli, è curicchioso, è parsimonioso, lui pensa sempre di poter vincere col minimo sforzo. Perché anche nel cinema, i cinepanettoni di prima erano di film belli, perché c'erano attori tipo come Biagio Izzo, attori come Risa De Sica. Lui per risparmiare ormai ha perso il cinepanettone, perché ormai mette ragazzini a fare il film e nessuno più lo va a vedere al cinema. E la stessa cosa lo fa con il Napoli, lui pensa sempre di poter comprare dei ragazzi, che comunque i nuovi Lavezzi, i nuovi Hamsik, pur di non pagare un ingaggio. Perché, faccio un esempio, Reina bastava 1,5 milioni in più, avevamo un portiere, che posso dire, Pandev, Berami. Allora, stiamo parlando comunque di un presidente che non ha nessuna voglia di spendere un centesimo per questa squadra. Le sue vittorie sono soltanto date da, ecco, da Mazzarri, che era grintoso, che comunque ha portato in Champions League con giocatori veramente scarsi di pazienza. Stiamo parlando, ecco, di un Napoli che è andato in Champions League, che è quello che è oggi, solo perché comunque c'era un allenatore che comunque caricava i giocatori. Invece oggi abbiamo purtroppo un allenatore che non sa caricare i giocatori, e allora sta uscendo quello che è il Napoli di De Laurentiis, un Napoli fatto sempre a metà. Roberto, lei focalizza su De Laurentiis. Roberto, io ho iniziato la trasmissione dicendo che qui c'è qualcuno che già sa come va a finire. Non ho capito. Dico, ho iniziato la trasmissione dicendo che qui c'è qualcuno che già sa come va a finire. È evidente che
quasi tutti quelli che in questo momento rappresentano il Napoli sanno come andrà a finire non solo questo finale di stagione 2014, ma ovviamente il finale della stagione reale. Tra l'altro Roberto ricordava i cinepanettoni di Laurentiis, quindi anticipiamo che martedì ci sarà la presentazione, come di consueto ogni anno, del prossimo film di Natale. In quell'occasione De Laurentiis tornerà a parlare di Capitano. Ah, è obbligato perché deve presentare il film. Esattamente, sono insomma 48 ore. A proposito di film, dal punto di vista giornalistico, anche di grande attesa, perché è da tempo che non parla De Laurentiis, quindi avremo tutti voglia di capire che cosa stia a proposito di cime da cime. È folgorante il tweet di Gino Rivieccio: per gennaio Benitez non chiederà rinforzi ma due penne e tre taccuini. È molto bella anche perché scusate mi dovete togliere la curiosità, sono io che sono io che sono limitato e non lo capisco come qualcuno mi scrive, perché tu non puoi capire il maestro Benitez. No, per carità, sono d'accordo. Tu, che per questo non capisci una marea di cose. Ma figurati. D'altra parte ci sono più cose tra il cielo e la terra che nella tua filosofia, Orazio, quindi voglio dire. Bella questa. Ce lo ricordava. Siete che hai mangiato bene stasera, sì. Ho letto pure qualche libro. Hai letto pure qualche libro. Sapere, a differenza... Te lo riproposto di cinema, adesso dico. No, però la domanda è questa. Andate, ma cosa scrive tutta la partita? Non lo so. Andate a vedere il cinepanettone, perché fa bene all'industria cinematografica italiana, ma non perdetevi Elio Germano, che fa il giovane favoloso, un leopardi strepitoso. Un leopardi strepitoso, sì, un po' di sana poesia e le ambientazioni napoletane in una città dove c'erano Donizetti, Rossini, insomma, fa bene al cuore, andate a vederlo. Paolo da Marano, buonasera. Non è la sera da salve, dottoressa Introta. Saluto pure Iezzo e tutti. Paolo da Marano. Buonasera, salve. Ciao Paolo. Mi sente? Sì, la sentiamo. Paolo, le do uno spunto. Sì. Allora, Nicolò Latargia scrive che questa è la sconfitta di De Laurentiis, perché perde una squadra, ci sono solo i singoli, perde i tifosi, non c'è più entusiasmo, e perde i soldi perché li perderà. Allora guardi, io proprio su questo mi voglio riallacciare su un discorso importante. Innanzitutto, secondo il mio punto di vista, dovrebbe andare via, ma per sempre, De Laurentiis, anche perché lui tempo fa, voglio dire qualche anno fa, lui ha precisato di voler fare solo un'imprenditoria chiaramente cinematografica. Allora si limiti solo a fare quello, va bene? La prima cosa. La seconda cosa, Benitez, perché Benitez lo hanno così valorizzato e poi alla fine dicendo che era un esperto proprio su come allenatore sulle coppe, e non si è verificato, voglio dire, ma nemmeno in campionato. Poi Amsic per me dovrebbe andare via e Higuain. Questo a gennaio si dovrebbe comunque rettificare il tutto, perché se no non ci sono assolutamente dei risvolti positivi per l'anno successivo. Questo è io cerco di sintetizzare, perché ci sono a dire tante altre cose. Chiaro? Quindi tutto chiaro, sappiamo, Paolo? Sappiamo benissimo. Si fa prima a dire chi deve restare. Insomma, no, così come è chiaro che ovviamente tutto ciò è impossibile che avvenga a gennaio, ovviamente. Lo so, non avviene a gennaio, però voglio dire, stasera perdendo col Milan, voglio dire, è stata una sconfitta, voglio dire, dal punto di vista non calcistico, ma proprio dal punto di vista morale. Chiaro? Quindi, le ripeto, se noi giriamo sempre sulla stessa giostra, va bene, e allora va avanti così e va avanti male. Quindi il mio punto di vista, da persona chiaramente non competente, ma da persona comunque parlo anche da tifoso, insomma, cioè Benitez deve andare via. Va bene, grazie Paolo. Sottolineo una cosa però, che stasera è stata soprattutto invece una sconfitta calcistica. No, perché sicuramente sembra che sia soltanto una questione di fatturato. Stasera è stata una sconfitta calcistica chiara, scusami, perché sul raddoppio del Milan nessuno che va a coprire su Armero, attenzione, che poi non ci dimentichiamo noi che abbiamo detto di Armero quando stava al Napoli, nessuno va a coprire su Armero, cioè il giocatore che noi abbiamo detto che era scarso,
Che è scarso? Capito, è un broccaccio. Ho capito. Dove è veramente un broccaccio. Vedere quella maglietta indossata da Nesta Maldini con questa curta è una bestemmia. Ma nessuno si preoccupa, forse perché lo considerava così tanto scarso, che quello invece che aveva fatto il cross l'ha fatto, quindi no, all'interno. E in area di rigore nessuno, un centrale difensivo che copre sull'unico che poteva staccare di testa. Se non lo non dite questo, che è la sconfitta di chi gioca a calcio, cioè, io non so ha preso azione, ha preso gol, azione manovrata a difesa schierata e poiché il Napoli non si fa mancare niente si è fatto infilare in uno slalom di Menez dove il solito Koulibaly però ha lasciato passare il Koulibaly, però io dal primo danno nell'uno contro uno lo supero pure a Koulibaly, tranquillo. No, diciamo che sui, gol, sui due gol del Napoli c'era sempre Albiol fuori posizione. No, sempre si è staccato sempre dalla linea difensiva. Io non vorrei che magari è stata preparata così la partita, perché giustamente Menez è uno che entra molto dentro e giustamente lui usciva, lasciava la linea difensiva e andava sempre fuori. E sui due gol, se andiamo a rivedere, lui sta proprio fuori, molto lontano dalla linea difensiva. Esce tantissimo, esce fuori tempo e viene superato. Poi dopo, vabbè, Koulibaly non stava in posizione giusta per difendere. Lasciamo perdere, questa è una cosa. Anche sul secondo gol, cioè lì è la posizione di Albiol. Cioè in quella posizione ci deve stare il centrale di destra. Appunto. E Albiol stava fuori dall'area di rigore. E stava proprio su Menez. Non vorrei che fosse stata preparata così la partita. Se è stata preparata così, non diciamo qual è il commento. No, nel senso che ci può stare, giustamente ci può stare. Ho capito, ma se sta Menez. Su Menez, qualcun altro deve stare là a centro, no? Cioè, sì, mi sembra proprio dico, la valenziano. Posso anche pensare che c'è un giocatore forte come Menez che entra dentro con palla al piede, giustamente cerco di limitargli lo spazio e faccio uscire un giocatore. Si sa che il Milan in questo momento è Menez e poco altro. Perché, no, perché è evidente che la scelta di lasciare fuori anche il Sharawi, Inzaghi temeva molto questa partita. Io ho avuto dei commenti di tifosi milanisti prima della gara dicendo voi stasera ci stracciate, non c'è confronto, no? Era evidente che anche Onda è stato chiamato a un compito molto difensivo. Sì, si è messo Milan, a dire, non si è Milan ha giocato un 4-5-1 con quell'uno che sarebbe Menez che svariava come voleva lui. Sì. Questa era la partita di Gargano, perché ci voleva quell'uomo che quando Menez giocava tra le linee fosse quel cagnaccio bravo da presa. Beh, quando è entrato Gargano si è visto un minimo di io ti voglio dire che la coppia David Lopez e Jorginho è proprio in questo momento inadatta. Il mio pensiero lo sapete, Gargano ha vita sempre al centrocampo. Io voglio segnalare un coming out della blogger Anna Trieste che dice: lo so cosa state pensando, sì, io sono sempre raffinita. Il punto è se lo sono ancora i giocatori del Napoli e lo stesso Benitez. Credo che c'entri la questione questa blogger molto vivace, perché effettivamente io credo che anche le certezze di Benitez si stiano sgretolando. La squadra mi è perso priva di controllo. Non credo però alla teoria che la squadra giochi contro l'allenatore, perché credo nello spogliatore del Napoli. No, vabbè, è vero, stessi discorsi di giocare contro l'allenatore. Non c'è neanche un leader. Ma non ci credo proprio. Ma non c'è neanche un leader. Ma, cioè, mancano i leader. Ma se parla di Benitez, come fa a essere contro Benitez? Sono uomini suoi. In questa squadra Mazzari all'Inter era chiaro che la squadra a un certo punto. Dai, Albiol gioca solo con Benitez, comunque altro non gioca. Quindi questo forse è anche peggio. È anche peggio. Cioè allora, sono proprio privi di idee completamente. L'ultima telefonata di questa sera, Salvatore che chiama da Pianura. Buonasera. Ma fare 4 di notte. Ma no, ma dai, andiamo avanti ancora un po'. Che... Il veglione. Ma i Raffaeliti dove sono? Dove sono i Raffaeliti, coloro che ci hanno crocifisso dicendo che noi ce l'avevamo con il tecnico, eccetera? Cioè, ma vengano fuori, si palesino. Scusi, Salvatore. Va. Pronto? Vai, buonasera. Salvatore. Dottor Anicelli, non vi arrabbiate. No, siamo molto arrabbiati. Siamo molto arrabbiati perché non va allora, per niente bene. Ma io più di voi. Allora, vi sto... da dove chiamo? A Pianura. Dottore, allora, alla vaca Puciuccio si perde l'acqua di più sapore. Passiamo da questo e mi spiego perché. No, per l'amor di Dio, lungi da me, siete un partito eccezionale. Allora la soluzione, la posso dire, è una soluzione che possiamo, psicologica e tecnica, voglio dare due consigli, diciamo nella mia modestia. La prima, grazie signor Benitez, di prepariamo le all'olio di è stato un piacere, chiamare Reia da traghettatore. A questo punto viene Reia, gioca col centrocampo con Gargano, Davide Lopez oppure Hiller con al centro Amsic. Togliamo Mertens che è troppo fumoso in questo tempo.
mettiamo il Zapatone alle spalle di Higuaín e col Caleone e Zapata che girano alle spalle di Higuaín. Poi andare sul mercato, prendere un esterno sinistro forte, un centrale forte, diciamo una bella stretta di mano al Sabbioni, esatto? E recuperare al più presto Zuniga sulla destra. Io penso che noi lottiamo per il secondo posto. È un'illusione che mi faccio. Il Borreia, il tipo di famiglia, ricordate per Saola, ci veniva a salvare sempre? E Reia è un padre di famiglia, Reia è il cementatore dello spogliatoio. Perché Benitez ha rotto lo spogliatoio, sono convintissimo. Questo è uno che è un integralista. Ai loro giocatori oramai non lo vogliono più. Voi siete gente esperta. Ve avete fatto anche voi sicuramente un'ipotesi nel cervello. Che questo signore ha fatto il tempo suo andato. Una bella stretta di mano. Facciamo traghettare il Napoli da Borreia, che è un amicone, ama il Napoli. Recuperiamo qualche giocatore infortunato e andiamo avanti, secondo, terzo, quarto, a da passare tutto, ci vedo altro. Grazie, d'accordo? Buonasera e grazie. Buonasera grazie. A lei. Le dichiarazioni di Benitez, l'inizio della gara non era stato male, il secondo tempo iniziato. Mi dispiace tutto questo, qualche volta va bene, altre no. Higuaín non è il problema di chi gli gioca accanto. Durante la partita abbiamo avuto le occasioni per fare gol e non l'abbiamo fatto. Il Milan è salito con il pressing, abbiamo recuperato tante palle contro una squadra di livello. Poi sulla domanda sulle altre pretendenti al terzo posto, dobbiamo vincere le partite, siamo in tante, ma lo sappiamo, il campionato italiano non è facile. Cambio modulo e un centrocampista basso davanti alla difesa non è un problema, ha risposto Benitez, di centrocampista difensivo. Sul primo gol preso c'erano due giocatori che dovevano intervenire. Poco tempo fa abbiamo fatto una grande prestazione contro la Roma, la differenza con l'anno scorso è che non facciamo gol, manca la fiducia per fare quello che abbiamo fatto in tante partite. Allora io non scrivo come Benitez, aspetta, devo dire una cosa, non scrivo come Benitez, ma prendo dei modestissimi appunti, proprio una cosa proprio minimale. Allora, dopo il gol del Milan, andatelo a controllare, voglio dire, dopo il gol del Milan, il primo tiro del Napoli c'è stato dopo 22 minuti, ok? Dopo il secondo gol del Milan, il primo tiro del Napoli c'è stato dopo 26 minuti, andatelo a giocare al Bangolotto, questi sono i numeri di questa partita. Per dire che abbiamo avuto le occasioni per pareggiare è indecente. Basta. Bravo, sono d'accordo. Al sesto il gol del Milan, al 22esimo. Come dice Mariano Balbi, e dai direttore, dillo, non è colpa né di uomini né di schemi, non c'è voglia, grida Mariano Balbi. Sergio Damarano, ultimissima telefonata, prego Sergio. C'è Sergio in linea? E allora andiamo avanti a questo punto perché abbiamo il tempo che... Scusate, il Napoli è in ritiro, annullato il giorno di riposo, domattina seduta d'allenamento a Castelvolturno. Vabbè. Quindi niente vacanze. Quindi la situazione è grave, ragazzi. La situazione è grave. Siamo perché per la prima volta il Napoli va in ritiro. Ve lo ricordate il ritiro del Napoli da quanti anni? La situazione è grave, certo. Senti, però allentiamo un attimo la pressione. Siamo in un orario dove la fascia protetta non c'è più, no? No, quando dici così ti prego. Ma chi te l'ha detto? I bambini a quest'ora si mettono dalla televisione. No, c'è cioè, Comi Calcio, voi sapete che c'è un... Allora, facciamo una cosa. Un sito che fa delle battute sul calcio. Vuoi allentare la tensione? La fai dire questa battuta? Dopo la pubblicità. Vabbè, si siedono. Io la dico! Dopo la pubblicità. Anzi, dilla prima noi e poi vediamo se la pubblicità. Avviso che mi hanno censurato, Esatto. Non mi hanno censurato. È stato decisamente censurato da tutto. Si è fatto un paragone tra la difesa del Napoli e il Cicciolina, semplicemente. Mettiamo da parte. E basta così. Il Napoli perché mai è la fase finale di questa puntata di Campania Sport, però la notizia, come ce l'anticipava poco fa il nostro Peppe Iannicelli, è proprio quella di un ritiro punitivo, se così possiamo definirlo, dopo la sconfitta di Milano. Napoli dunque squadra in ritiro, non ci sarà il giorno di riposo. Decisione decisamente inconsueta. La domanda è quella che la gente si sta facendo e sta tremando. Gabbiadini, da quando è il giocatore del Napoli, sceglia sempre. Vedendo un Napoli così, non è che Gabbiadini ci ripensa e non viene più a Napoli. E questo è un bel giocatore proprio, è un bel giocatore. Se pensiamo che Bigon ha risposto che ci penserà all'apertura di mercato. Ma non lo so se adesso con tutti questi gol capito? Che sta facendo. Non si... Questo fa la fine di Inzaghi, che dove viene a Napoli comincia a segnare e non vende più.
E allora, ci spostiamo in Serie B.